che è severamente vietata ogni forma di registrazione audio e video. Grazie e buon ascolto. Welcome to Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. We kindly request the audience to make sure that their mobile phones are switched off. We also remind you that every kind of audio and video recording is strictly forbidden. Thank you. Negli anni Ottanta c'è stato un ciclo di lezioni all'Università di Bologna tenute da Umberto Eco, tutte legate alla memoria. E il punto centrale di quel ciclo di lezioni era che tutti noi, ciascuno di noi, siamo costituiti soprattutto da ciò che abbiamo dimenticato. Pensate, i nostri occhi sono come una telecamera sul mondo per 24 ore al giorno e quindi è come una ripresa continua. Il nostro udito è come un microfono sul mondo 24 ore al giorno. Il nostro olfatto è un senso sul mondo continuo, senza interruzioni, giorno e notte. È lo stesso il nostro gusto, la nostra bocca, il tatto, la nostra pelle. E tutto ciò è un accumulo di materiali che pian piano dimentichiamo. E la maggior parte delle cose che ci riguardano nel corso della nostra vita le dimentichiamo. Ecco, siamo costituiti da ciò che abbiamo dimenticato. E gran parte, dunque, finiamo per dimenticare gran parte di tutta la nostra vita, anche se tutto rimane lì, indistruttibile, nel pozzo del passato, di quel passato che dovremmo dire appunto insondabile. Ci sono persone però, come Luigi dalla piccola, che lottano per tutta la vita contro forze più grandi di lui. Pensate alle sue opere, ciascuna delle sue opere, il protagonista è sempre qualcuno che lotta contro forze più grandi. Rivieri in Volo di Notte, Marsia nel balletto che lotta contro il dio Apollo, il prigioniero che lotta contro la Santa Inquisizione, Giove che lotta contro Satana, Ulisse che lotta contro la conoscenza. In questo caso dalla piccola lotta soprattutto per conservare la memoria. È un uomo di memoria e ripeteva ai suoi studenti come un mantra regolarmente, tutti i giorni, tutte le lezioni, memoria, memoria e ancora memoria. Ricordate e segnate tutto quello che vi accade. Non saprete mai quando sarà il momento in cui potrà esservi utile. Ed egli stesso, per tenere viva la memoria, per cercare di dimenticare il meno possibile le cose che accadevano intorno a lui, aveva un diario. E sono circa 200 diari adesso segretati. E poi aveva un epistolario, nel corso della sua vita ha scritto oltre 6.000 lettere. E poi aveva la musica. Quando lui lascia Pisino d'Istria e viene a Firenze nel 1922, a 18 anni, fa esattamente come fece Joyce che lascia l'Irlanda, cioè comincia a cantare la sua terra. Comincia a cantare la sua terra con canti popolari, con poesie di Biagio Marino Marin. Ecco che il fare musica diventa un legame di memoria con la propria terra. Il percorso del musicista naturalmente piano piano si fa più avanzato, diventa internazionale. Ecco allora che questi momenti così chiari di memoria, come mettere in musica dei testi popolari della propria terra, diventano meno possibili. Ma si fanno segreti. Per esempio, quando il suo percorso, il suo magistero di dodecafonico arriva a
necessità di riappropriarsi della memoria lo portano subito a procurarsi alcune partiture del suo corregionale Tartini e scrivono Tartiniana. Questo episodio della mietitura si ripete qualche anno dopo e scriverà la Tartiniana seconda. E appunto siamo esattamente al brano Tartiniana seconda che darà inizio al nostro concerto. Come vedete è una memoria, ancora una volta nient'altro che memoria, con Dalla Piccola ogni giorno è come se fosse il giorno della memoria. Quindi il primo brano che ascolteremo è appunto la Tartiniana seconda, che è anche un esercizio importante dal punto di vista tecnico, perché nel corso della sua speculazione dodecafonica, che il percorso è arduo, difficile, problematico, severo, faticoso, a volte doloroso, nel corso di questo percorso di tanto in tanto Dalla Piccola ha bisogno di prendere fiato, di respirare, di fermarsi un attimo da questo lungo percorso della ricerca dodecafonica, e allora si respira, torna a galla, a respirare aria pura e scrive dei pezzi tonali. Questo accade negli anni 40 con la sonatina canonica e accade negli anni 50 con la Tartiniana prima e la Tartiniana seconda. Ma è un esercizio di memoria anche il successivo brano, quello del concerto per corno e orchestra di Richard Strauss. Ancora una volta ci rifacciamo a un passo di Dalla Piccola, il quale il 9 febbraio del 1930 si trova a Berlino, dove era andato ad accompagnare una ballerina americana, la Mary, come pianista accompagnatore, e in una delle serate libere, a Berlino sapete c'è il teatro di repertorio, il teatro che apre tutte le sere, in una delle serate libere Dalla Piccola si reca appunto al teatro e ha la fortuna di ascoltare la Salome di Richard Strauss. Una Salome diretta da Zembrinsky, cosa che gli farà dire che l'esecuzione è talmente bella che chi non apprezza Salome vuol dire che non ha ascoltato una buona esecuzione. Ma c'è un passo nei suoi diari, ecco la memoria, c'è un passo nei suoi diari che vorrei leggere perché è straordinario, per ogni atto della vita della piccoliana è un atto generativo di crescita. E leggo dal diario di Dalla Piccola: c'è un punto dell'opera, si riferisce a Salome di Strauss, che mi ha reso per ore inquieto, imbarazzato e anche un po' umiliato. Non ero riuscito infatti a dare un nome allo strumento, che si trattasse di uno strumento solo non mi pareva dubbio. Qui erano affidati due suoni nel registro grave, un lungo La cui fa seguito un più lungo Re, destinati a reggere per alcune battute il delicato contesto degli archi acuti e di qualche strumento a fiato. Non ci voleva molto a escludere prima di tutto gli ottoni, ma non mi sembrava possibile pensare ai legni bassi, né infine agli archi, la cui vibrazione sarebbe stata del tutto diversa. E allora? La mattina seguente, presto, mi trovai a essere il primo cliente di un negozio di musica. Dopo aver fatto un modestissimo acquisto di carta, chiesi di poter dare un'occhiata alla partitura di Salome e non mi fu difficile trovare quanto cercavo. Pagina 330. Un miracolo. Senza dubbio un miracolo, un colpo di genio. E allo stesso tempo una ammirevole lezione di economia, vocabolo questo che può suonare a tutti strano se applicato a Richard Strauss. Con la gigantesca orchestra a sua disposizione, in 329 pagine, aveva creato tante e tante atmosfere di fascino indiscutibile, aveva trovato in passi strumentali del tutto inediti all'inizio del nostro secolo. È chiaro che, volutamente, ha rinviato all'ultimo momento la partitura complessa, costa circa 352 pagine, ha rinviato all'ultimo momento la presentazione di un timbro isolato, non prevedibile né sospettabile. All'inizio della battuta, in cui la protagonista pronuncia Games Vol Musik, entra lo strumento segreto.
che non ero riuscito a individuare. L'organo, dietro la scena, pianissimo. Ecco dunque, da questo ricordo comincia il grande percorso dello straordinario dalla piccola orchestratore. Un percorso che lo porterà, 40 anni dopo, negli anni 70, a fare quelle straordinarie e celebri trasmissioni dedicate al trattato di strumentazione di Hector Berlioz. Ecco, comincia da questo momento il percorso della iniziazione ai segreti dell'orchestrazione. Il mondo di Strauss è talmente ricco che da questo momento sarà sempre un motivo di indagine per Terra Piccola. Ma anche questo primo concerto, in Mi bemolle per corno, è a sua volta un'operazione di memoria. È un concerto del periodo giovanile di formazione di Richard Strauss e già nella dedica è tutto chiaro. Riduzione per corno a pianoforte, la dedica è al suo caro papà, Franz Strauss, musicista di corte del re di Baviera. Franz Strauss era il primo corno dell'orchestra di corte di Monaco. La partitura, invece, è dedicata al signor Oscar Franz, musicista di corte del re di Sassonia, il quale era a sua volta il primo corno dell'orchestra di corte di Dresda e autore di un celebrato metodo per imparare la tecnica del corno naturale. Come si capisce, tutto questo primo tempo del nostro concerto di questa sera è un inesausto esercizio di memoria. Allora iniziamo con Dalla Piccola, Tartiniana Seconda per violino e orchestra. Continuiamo con Richard Strauss, concerto in Mi bemolle per corno e orchestra. Buon ascolto.
Thank you.
Thank you.
Thank you.